saluto e un ringraziamento all'amministratore delegato e direttore generale dei aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla senatrice Giulia Lupo, a tutti i presenti, chiaramente ai giornalisti e tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto. Oggi è una giornata particolare perché innanzitutto sta ricominciando a tornare il turismo e di questo siamo estremamente contenti. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di tornare ai numeri pre-Covid, sappiamo che è un percorso, non si realizzerà in pochi mesi, ma il fatto che Aeroporti di Roma stia lavorando intensamente, abbia aperto ai voli Covid free e quindi in qualche modo rappresenti la garanzia della sicurezza come uno dei principali, delle principali assicurazioni che può offrire ai cittadini e ai turisti è evidentemente un motivo ulteriore per venire in Italia. Roma si sta attrezzando con una serie di misure, ad esempio il bollino Roma Safe Tourism, che serve proprio per certificare strutture, esercizi ricettivi, esercizi commerciali che rispettano rigorosamente le norme Covid, e poi stiamo iniziando a lavorare a 360 gradi sul tema dell'accoglienza. Proprio sul tema dell'accoglienza presentiamo oggi un'iniziativa che abbiamo deciso di svolgere congiuntamente come amministrazione e come aeroporti per far conoscere a tutti i viaggiatori, ai turisti, ai passeggeri che transitano per il nostro aeroporto che cosa può offrire Roma. Roma sostanzialmente, grazie alla collaborazione con aeroporti, su due LED wall, dei quali uno potete vedere qui accanto a noi, trasmetterà il TG Roma Informa. Roma Capitale ha da tempo avviato un TG che serve proprio per comunicare le principali iniziative della città e in particolare ci siamo concentrati su quelle che sono le iniziative, le novità sul tema culturale e quindi ad esempio in questo momento stiamo parlando e stiamo raccontando molto la riapertura del mausoleo di Augusto, che come sapete è una notizia che ha fatto il giro del mondo. Da subito sono state prese d'assalto le prenotazioni per poterlo visitare. Abbiamo poi tutta una serie ancora di comunicati, di video, lo state vedendo insieme a me, quindi questo è stato riaperto al pubblico dopo anni di chiusura. Parliamo poi ad esempio della riqualificazione dei giardini di Piazza Vittorio, della riapertura dei musei e dei siti archeologici, insomma diamo alcune informazioni che sicuramente i turisti potranno apprezzare. Ancora parliamo di quelle che possono essere notizie sulle regole da seguire per svolgere le visite in totale sicurezza e viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico, e ancora un set di contenuti sarà tarato su tutte le iniziative e gli eventi legati sia alla cultura, quindi immaginiamo il Teatro dell'Opera e i teatri di Roma, sia agli eventi sportivi internazionali che la nostra città ospita. A giorni inizieranno gli europei di calcio e quindi insomma in questo modo noi diamo una prima carrellata di notizie a chi arriva a Roma e quindi potrebbe auspicabilmente fermarsi qualche momento, avere un'idea di cosa c'è da fare e poi proseguire e arrivare nella nostra bellissima città. Per cui chiaramente ringrazio Aeroporti per questa collaborazione. Riteniamo che sia un modo ulteriore appunto per accogliere chi arriva a Roma e dare anche notizie utili su cosa fare e cosa vedere. Quindi grazie.